Vi ricordate quell'esperimento che ho iniziato lo scorso anno? Questo è il cassone delle fragole e avevo trapiantato anche le zampe degli asparagi. È passato circa un anno e siamo all'inizio di aprile. Abbiamo appena pulito il cassone, anzi l'ha pulito mia moglie veramente, è giusto dare il merito. Ecco, guardate qua, abbiamo i primi asparagi, quelli lunghi ancora ovviamente sono piccolini, non se ne fa niente. Ne abbiamo quindi due commestibili che adesso raccoglierò e due o tre da un'altra parte. Ci vediamo dopo la sigla, ma è un video veramente breve, pochissimi minuti, e ricapitolo quello che ho fatto, vi faccio vedere meglio i risultati. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Zampe di asparago, fragole, cassone di fragole. Ora mi chiedo cosa succede se le mettiamo insieme. Il mio test di oggi, che sarà un test che durerà qualche anno probabilmente se tutto va bene, sarà quello di consociare gli asparagi con le fragole, ma ci sono alcuni motivi di fondo che mi hanno spinto a fare questo. Quindi allora mi è venuta un'idea. Mi serviva un cassone con irrigazione, col terreno fertile, questo è compost, e con una coltura pluriennale. L'unico cassone che avevo che rispondeva a tutte queste esigenze era quello delle fragole. Se va tutto bene, dal primo anno vengono su i primi asparagini, ma quelli li lasciamo, non dobbiamo toccare nulla. Dal secondo anno cominciamo a raccogliere. Dal momento che tra una piantina e l'altra di fragole ci sono circa 30-35 centimetri, in mezzo metterò la zampa di asparago. Devo andare in profondità e devo fare un po' di spazio per la radice, per la zampa dell'asparago. L'asparago ha bisogno di un terreno molto fertile, io più fertile di questo non ce l'ho. Bisogna cercare di aprirlo il più possibile. Non è ottimale ovviamente come trapianto, occorrerebbe una buca più grande, eh. Però ovviamente adesso mi faccio andare bene questa. Questo è il mio cassone delle fragole. Anno dopo anno aggiungo le fragole che nel frattempo sono seccate, cerco di trapiantare quelle da stolone che vedo che sono idonee, che sono belle, e l'anno scorso avevo messo a dimora le zampe degli asparagi. Era la seconda o terza volta che ci provavo, e in altre parti dell'orto non veniva. In questo cassone qua ho il compost, quello acquistato dalla fungaia. Ogni anno aggiungo 3 cm, lo devo ancora aggiungere. Il tempo di pulire un pochino dalle infestanti, c'è ancora qualche erbaccia lì, insomma, dobbiamo finire, dobbiamo rifinire. Ecco, nella pulizia di oggi ci siamo accorti che ci sono asparagi un pochino più avanzati, come questi, e asparagi più sottili come questo. Questi ovviamente non li tocco. Mi sposto in un altro cassone, ecco, lì ne ho un altro. Non sono venuti tutti, eh. Ne ho una decina in questo cassone qui, ma sono abbastanza fiducioso, insomma, non ne metterò altre. Mi sposto. Questo è un cassone che dobbiamo ancora ripulire. Ecco, qui ho i cavoli che volutamente ho fatto andare in fiore perché mi serve per attirare gli impollinatori. Ecco qui, guardate cosa abbiamo. Guardate che meraviglia. Anche qua non ne ho moltissimi, bisogna cercarli con lanternino, però qualcosina c'è. Vedete, ad esempio, questo alto. Ecco, mi sposto. Questo è alto 1,5 m circa. Ancora, ovviamente, quest'anno non facciamo niente con questo, ma qualcos'altro verrà. Però questo è il risultato del trapianto. Sarebbero da trapiantare nuovamente, ma quest'anno non lo farò. Vi ricordo che una asparagiaia dura anche 10-15 anni, eh? Quindi se lo dovete fare, scegliete un luogo idoneo che non dovrete poi toccare per qualche anno, perché non è che potete trapiantarli da una parte all'altra, lì restano fin dove li avete messi. Quindi questo esperimento qua, asparagi con le fragole, funziona discretamente bene. Ho avuto discreti risultati, avete visto anche voi, come vi dicevo, forse la metà hanno germinato e il resto no. In Italia mi sa che non l'ho fatto nessuno, almeno non ho letto niente, avevo letto qualcosa su un sito francese. Quindi se vi può interessare come esperimento, se avete delle fragole potete metterci anche gli asparagi, provate anche voi, vedete un po' cosa viene fuori. Il terreno deve essere molto sciolto e ricco, eh. È tutto per questo video, grazie per essere stati con me, è stata una cosa molto veloce. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video, ci vediamo la settimana prossima.